to stop. I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all you wish. Oh, mi piacciono queste due cose qui, mi ancora piacciono. Ancora con questi cosi qui, mamma mia. Bellissimi, guarda. Ecco, proprio. Mi sembra proprio un albero di Natale. Sì, porterò guarda. Tutto l'anno questa sì, cosa. Sì, portalo a mo' tutto l'anno, vai anche in giro. Vengo a agosto con noi vestito ecco, così. Ecco, veniamo ad agosto con noi vestito così, in agosto, dai, va bene, va bene. Allora, ora abbiamo un altro artista che è prodotto naturalmente sempre da Raffaele Montanari, perché lui, sai, ha tanti, tanti ragazzi, tanti artisti, veramente bravi, 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 E io così, un po' rocchettarlo vedo come atteggiamento lui. Beh, ma no, dai, lui è molto bravo, lui inquadratemelo un attimo, lui fa dei brani. Non è rocchettaro, porca miseria, guarda. No, 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 lui fa il brano che dopo glielo faccio dire da lui chi è il brano che fa lui di Graziani, dico bene. Beh, grandissimo. Ma scherzi, Matteo Bartolotti. Ciao, ciao Umberto, ciao. Ciao Matteo, ciao. Anche tu nasci a Lugo di Ravenna. Possiamo dire gli anni? 45, quasi 46. Nel 1974. Yes. Benissimo, benissimo. Sono un vecchio giovane. Sei un vecchio giovane. Allora, tu so che interpreti molto la musica di Iva Graziani, perché veramente io ti ho sentito, sei veramente molto, molto bravo e hai una voce favolosa. Grazie. Poi magari dopo così no, ci farei ascoltare qualche secondino, certo. Qualcosa di Graziani magari. Con tutto il cuore, così. Ma tu da piccolino che così hai cominciato a scrivere, a comporre? Ma io in realtà nasco come chitarrista. Sì. Sono nato come chitarrista e come tutti ho fatto il classico percorso dei garage, no? Con le band che poi non avevano né cape né coda. Quindi così si inizia. Amici, sì. Come così. Tutte le cose. Sì, poi sì, mi sono veramente innamorato dello strumento, cioè ho sempre detto che è una mia, la chitarra è una mia estensione naturale, cioè una cosa che dovevo avere, secondo me, di nascita, ma invece non me le hanno fatte, la chitarra la mamma non me l'ha fatta, me la sono fatta io nel tempo. E quindi lavorando, studiando, ho cominciato poi a sentire l'esigenza di comunicare delle cose attraverso la musica, quindi mi sono immediatamente staccato dalla dimensione delle band, perché comunque c'era in quegli anni l'attitudine di fare delle cover, solo ed esclusivamente delle cover, non c'era certo. La creatività, e quindi ho preso un'altra strada, poi ho cominciato a scrivere e fare i primi esperimenti tremendi, perché riascoltando le cose di allora, oggi provo proprio un senso di vergogna e anche di tenerezza. Poi pian piano sai, si studia, si cresce fino ad arrivare poi al primo album che ormai è del 2006, se non ricordo male, quindi sono passati un po' di anni, sì, sì. Un po' di storia ce l'ho. Certamente, come mai che tu ti sei così buttato nel brano del grandissimo Ivan Graziani, perché sai, lui è un grande, era ed è ancora. Certo, ecco. Beh, io ho avuto la fortuna, questa cosa qui di Ivan è nata innanzitutto da mia mamma, che era, purtroppo, era una grande stimatrice di Ivan, quindi io fin bravissimo. Da piccolo la musica di Ivan girava in casa, l'ho respirata, ma non mi era entrata in maniera così prepotente. Mi è entrata prepotentemente quando a 11 anni è venuto a suonare nel paese dove abitavo. Ah, allora. Ecco. E quindi io a 11 anni... un grande chitarrista, lui è stato. Sono rimasto folgorato, anche perché era il primo concerto che vedevo. Rimasto folgorato da questo folletto, no? Che si muoveva sul palco suonando in maniera divina. Io lì, in quel momento, me lo ricordo benissimo, è scattato qualche cosa nella mia testa che ha detto io devo fare questa cosa qui. Poi ho avuto la fortuna, il piacere, l'onore di conoscerlo, di stringere amicizia con lui, sebbene io ero un bambino, poco più, certo. Di confrontarmi, di fare delle cose, di attingere molto anche dalle parole che diceva, quando gli facevo delle determinate domande del perché magari faceva determinate scelte anziché altre, no? Preferendo poi un'autonomia di composizione slegata dal grandissimo successo, no? Che magari altri cantautori hanno avuto. Lui diceva che per lui era importante, testuali parole, cuocersi nel suo brodo, cioè lui doveva essere se stesso. Non, certo, non era capace di accettare compromessi. Beh, del resto lui era poi anche un ottimo musicista, perché faceva anche il turnista, voglio esatto, dire, sì, perché era un chitarrista veramente. Nel famoso album di Battisti, cioè il brano Ancora sì. Tu,
Le chitarre sono di Ivan, quindi sì, anche io l'ho conosciuto, gran bel personaggio. Dopo ovviamente ti innamori della musica, questa ti entra dentro, no? Ed è normale che quando fai le tue cose dopo la scuola viene fuori. Io ho conosciuto il figlio anche, Beh, io sono sempre che è imbarazzante perché ha la voce quasi uguale. Delle sfumature diverse, ma ci assomiglia tantissimo. Cioè, imbarazzante. Ho avuto anche l'onore di fare un paio di concerti con il figlio Tommy, il batterista, mi hanno invitato anche una volta recentemente quest'estate a un concerto dove sono salito sul palco con i musicisti di Ivan, cioè figurati, io sono arrivato. Quindi... Ma suo figlio è veramente impressionante, perché se non senti, vabbè, vicino, se sentissi le due voci è un discorso, ma se no è chiaro che se senti lui sembra proprio di risentire. Ma tu dove stai andando? Quanto scrivi? Scrivi tante canzoni? No, lui non scrive, più che altro lui suona, è vero? Io scrivo, cioè i brani che scrivo, i miei sono tutti originali, testi musicali. Io sto cercando sempre più una via, per quanto posso, personale e legata molto, e questa è una scuola proprio che mi viene da Ivan, con Raffaele ne abbiamo parlato tante volte, cioè io non mi interessa se diciamo il brano che pubblico ha più o meno visualizzazioni, più o meno vendite, ma in realtà io ho bisogno di proporre un tipo di musica che appartiene a me a livello anche proprio strumentale, ecco, non, infatti qua penso che sia, ne abbiamo una dimostrazione, anche se quello che vedrete è una, io ormai sono una controfigura di quello che starà per andare in onda. Sei tu, questo qui? Sì. Senti che voce che ha, beh, insomma, dai. Forse un giorno è veramente bello. Capirai. Nuvole nere si avvicinano. Tutto svanisce attorno a me. Piove sulle strade. Cosa resterà negli occhi miei? Un briciolo di fantasia, un fiume di malinconia che trascina tutto via con sé. Ecco altre nuvole che arrivano. Svanisce attorno a me. Piove sui cancelli, piove su macchine e castelli, piove sugli alberi e sui prati, piove sui campi sterminati, piove sopra i fogli, sopra i quaderni e sugli imbrogli, piove sulle contraddizioni, sulle finestre.
Bello, che bello, meraviglia! Bello. Mamma mia, impietosa quell'inquadratura dove ero. Ma quando, no, ho visto quanto ero figo allora. No, eri figo, beh, insomma, anche di adesso lo sei, quanto dai. Tempo fa il video? Questo ha un video che ha 10 anni. Ah, quindi, 10 anni. 10 anni, quindi sembrava quell'inquadratura prima e dopo, che fine beh, ha vabbè, fatto. Vabbè, le cose cantano. Li puoi anche far crescere i capelli se vuoi. No, me li sono appena tagliati. Allora vedi, te li fai ricrescere. Dopo 20 anni di lungo crinito, un po'. Sì, un po' sei a posto, mi ha preso lo spiritizio di stare rasato un attimino. Dai, la così. Mia compagna dice che sto meglio, io non lo so. Stai meglio così, dice? Dice di sì. Vabbè, se decide lei, fa come dice lei, come vuoi fare. Senti, prendi la chitarra, che sono allora, curioso. Allora, facci sentire qualcosa, qualche minutino. Così, volentieri. Dai. Beh, vi farei sentire... Aspetta che mi cavo questo, perché in mezzo, altrimenti quando suono... Vi farei sentire... qualche cosa che per me è un capolavoro, qualche così, un accenno. Le scarpe da tennis bianche e blu, seni pesanti e labbra rosse, e la giacca a vento. Oh, Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso, i tuoi capelli, fermi come il lago. Lugano, addio, cantavi, mentre la mano mi tenevi. Canta con me, tu mi dicevi, ed io cantavo di un posto che non avevo visto mai. Po, 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 po. Bravo, grazie. Bravo, bravo. Non sono riuscito a non cantecchiare un qualcosa. Beh, insomma, dai. Perché... Allora, adesso so che tu vuoi fare un brano con la bellissima... Lane. Sì. La bellissima Lane, che prima l'abbiamo avuto Giorgia, va bene. Giorgia. Tipo arte Lane. Grazie, perché è stata carinissima. Quindi la chiamiamo, sì. Prego. Vieni Giorgia, prego, vieni qui, Lane, eccola, prego. Qua. E la quindi ora ascoltiamo un brano insieme. Sì, è un brano nuovo che volevo dire in due parole solo. Un brano nuovo vi alzate per cantare? Sì, sì, state seduti. È un brano nuovo che uscirà all'inizio anno, quindi è una, un'anteprima che porto per voi. Quindi, sempre prodotto dalla PMS, perché dobbiamo dire che Matteo, anche lui, è prodotto dalla PMS, sì, non l'abbiamo sarà detto. Sarà un singolo nuovo che uscirà, faremo un video, faremo qualche cosa, però ho piacere che comunque cominci a girare, farvelo ascoltare. Certo. E ho l'onore di avere Len come ospite in questo brano, che gli ho chiesto, proprio ho voluto una... confrontarmi anche un po' con il mondo più dei ragazzi, no? Quindi vedere la mia musica come poteva essere letta anche in una chiave. Certo. Le parti di Len le ha scritte Len, quindi ci tengo a dirlo che è un lavoro a cioè, quattro hai visto mani. Albano e Romina e hai detto allora... Esatto, sì, esatto. Anche se lei potrebbe essere mia figlia, però certo. Insomma... Beh, vabbè. Ve la facciamo sentire, si chiama Prendimi l'anima. Sì, prendimi okay. L'anima. Prego. Ricomincerai a dimenticare ancora le
tra le mani, luci spente, sempre tu, prendimi l'anima, con te non sarà normale, prendimi l'anima, con te sarà speciale, prendimi l'anima se vuoi, senza te non so stare, prendimi l'anima se vuoi, non posso, non posso. Basta mille volte ancora, continuo a dir ciao. Un pochino stremato a riattaccare briciole al tuo vetro, col sangue e gli anni che mi restano davanti. E tu che non ti fermi mai e vuoi consumare ancora le antiche solitudini, le cose che non sai, perciò rimango qui col mio cuore tra le mani, luci spente, sempre tu, prendimi l'anima, con te non sarà normale, prendimi l'anima, con te sarà speciale, prendimi l'anima se vuoi, senza te non so stare, prendimi l'anima se vuoi, non posso, non posso. Con te sarà speciale, prendimi l'anima se vuoi, senza te non so stare, mamma mia che roba, che bravo, bravo Matteo, dai, grazie, dai, dai, grazie, molto grazie. Bravi, veramente brava una lei, bella coppia, dovete davvero farlo insieme qualche cosina. Sì, ma io la prima volta in assoluto che... In agosto vi voglio tutte e due, beh, potremmo con questo brano, insieme, questo dai. Duetto, in... facciamo, lei non lo sa quello che faccio facciamo io. Facciamo una promessa. Ma in realtà diretta. Lo so perché sono venuta oggi, quest'anno sei a venuta? Sì. A guardare sì. Allora, che c'ero io. Sì. Il prossimo, la prossima estate fate il duetto. Ci ha fatto un ricatto televisivo. Hai visto? è bello, mi è piaciuto. Bene, bene, dai, guarda, dai. È una promessa che facciamo a sto punto. Dai. Molto bello, molto, molto bello. Poi scegliamo la data e vediamo. Certo, volentierissimo. Allora, cosa dire, siete prodotti tutti e due dalla PMS, certo, noi ringraziamo certo. Davvero sempre. Raffaele. Come per no. Quanti artisti che lui fa venire qui, veramente molto bravi. È bello perché artisti diversi, con diversi, sì, cioè è sì, molto, sì, è molto sì, bello sì. Che ci siano tante tendenze, tante possibilità, età, certo, situazioni, certo, eccetera. Ma molto poi sono veramente bravi bello, questi ragazzi. Dire che... è bello proprio il fatto che ci sia questa varietà, perché poi ognuno ha il suo pubblico e la sua ragione certo, di essere. Certo, certo. Molte volte anche l'esperienza o comunque ti fa tirare fuori dei prodotti magari un po' più maturi, un po' più ricercati, però i ragazzi portano sempre delle novità, ventate certo, fresche, no? Certo. A me piacciono cose come queste perché mi sembra che uniscano un pochino due mondi, no? Sicuramente. Sono molto per la contaminazione. Bene, ultimamente, ragazzi. Prima ero un po' più un po' più orso. Beh, prima avevi i capelli molto più lunghi, sono adesso. Comunque è bellissimo quel brano, guarda. Mi fa piacere che veramente piacciono. Molto bello, davvero. Grazie, grazie davvero. Allora, cosa dire? Io vi facciamo gli auguri, vi auguro auguri, buone feste auguri. Anche a voi, anche a voi, a tutti. E poi che sia un anno anche bello, che sia sereno e che ci porti tanta fortuna. Questo è l'importante. Tanti dischi. Tanti dischi. Una volta si diceva dischi, adesso sono ma visualizzazioni. Sì, ma sono sempre i dischi per me. Cioè, visualizzazioni per me, sì, like. Un disco. Non posso dire faccio una visualizzazione nuova, faccio
un MP3 nuovo, suona male, ecco. No? Faccio un nuovo album, punto. Bene, allora salutatemi Raffaele Montanari, perché voi siete prodotti da questo grande produttore che veramente è un grande. E cosa dire? Buona vita. Buona vita. Buona musica. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. 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 A dopo. I know I can